io penso sinceramente che nessuno in cuor suo tra le forze politiche possa davvero gioire quando il sindaco di una città come Roma viene eletto con i voti del 24% dei cittadini che avrebbero diritto a votare. Cioè il dato di astensionismo che noi abbiamo visto in queste amministrative tra il primo e il secondo turno, l'ho già detto e lo ribadisco, non racconta una crisi della politica, racconta di una crisi della democrazia, e credo sia un tema sul quale tutte le forze politiche, quelle che escono meglio e quelle che escono peggio da queste elezioni amministrative, debbano riflettere.